cittadinanza onoraria a Franco Gabrielli. Il riconoscimento è stato voluto dall'amministrazione comunale di Stazzema per dimostrare l'attaccamento del territorio alla protezione civile. Consorzio Toscana Nord subito operativo, partita l'attività del soggetto che si occuperà della sicurezza idraulica dopo la scomparsa dei consorzi di bonifica. Più controlli sulle partecipate a Lucca e Viareggio, i comuni cercano di voltare pagina nella gestione delle società partecipate che hanno accumulato milioni di debiti. Inaugurata la pista ciclabile in via del Casalino a Lunata, il comune di Capannori prevede la realizzazione di 79 km di nuovi percorsi. Lo Sport Virtus Castelfranco, bestia nera ferita, avversario temibile ma rimaneggiato per la Lucchese che vuol restare nella scia della capolista correggese. Rientrano Aliboni e Caboni e Pagliuca opta per il tridente. Il Viareggio cerca riscatto col Barletta, prima gara dei bianconeri senza Igli Vannucchi. Lucarelli agli uomini contati ma punta sull'orgoglio dei suoi per tornare al successo dopo la sconfitta di Ascoli. Le mura dà l'ultima sgassata a Parma, le biancorosse puntano ancora al terzo posto ma devono vincere sul campo della Lavezzini e sperare in uno scivolone di Umbertide da giovedì via alla Pool Scudetto. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura la cerimonia che c'è stata questo pomeriggio a Stazzema, nel corso della quale è stata consegnata alla capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Franco Gabrielli, la cittadinanza onoraria. Con un consiglio comunale straordinario organizzato nell'ambito dell'esercitazione di protezione civile Monteforato 2014, il comune di Stazzema ha conferito la cittadinanza onoraria al capo dipartimento della protezione civile nazionale, il prefetto Franco Gabrielli. Un riconoscimento voluto dall'amministrazione comunale per dimostrare l'attaccamento del territorio alla protezione civile e consegnato in questo particolare contesto per far sì che tutti i volontari e i rappresentanti del territorio potessero condividere l'onorificenza. Intanto ringrazio il sindaco, la sua amministrazione che mi hanno onorato veramente di questo riconoscimento che, come dico, non è il riconoscimento alla mia persona ma a quello che rappresento, cioè il Servizio Nazionale di Protezione Civile, che è vanto di questo paese, orgoglio di questo paese e che in questi territori si è saputo coltivare, si è saputo far crescere, perché questi colori dimostrano quanto i temi della protezione civile siano radicati in questi territori, che hanno sofferto ma hanno saputo cogliere e far frutto della sofferenza per costruire un percorso virtuoso. Sì, maturata sul campo, come si dice, sulle frane, in un contesto che è un contesto operativo e che vogliamo, con questo attestato che è una cittadinanza onoraria data al nostro capo della Protezione Civile Nazionale, anche a simboleggiare veramente questo grande apporto innanzitutto di cultura, di pace che è legata al territorio, alla sicurezza territoriale. E adesso andiamo alle notizie di cronaca, sempre dalla Versilia. Grazie alla collaborazione dei cittadini, la polizia ha potuto arrestare ieri nel tardo pomeriggio un giovane di 19 anni di Alba, di etnia Sinti, sorpreso insieme ad un complice dai vicini nel giardino di una villa a Querceta, mentre stavano per mettere a segno un furto. Inseguiti dai cittadini, in attesa dell'arrivo di una volante della polizia, uno dei due è riuscito a fuggire, mentre l'altro, nonostante abbia spruzzato nel viso di uno degli inseguitori dello spray al peperoncino, è stato fermato. Gli agenti l'hanno arrestato con l'accusa di rapina impropria e possesso di oggetti atti ad offendere. A Viareggio c'è stato un furto al ristorante Beira Mar in via Coppino in Darsena. Nella nottata i ladri hanno forzato una finestra laterale e sono entrati all'interno. Hanno rubato del pesce dal frigorifero e alcuni liquori, poi sono fuggiti anche con le monete del fondo cassa. E davanti a un condominio, sempre in Darsena, c'è stato un furto su un'auto per rubare un paio di occhiali. I ladri hanno completamente sfondato il vetro anteriore di una vettura, quindi più i danni subiti che il danno per il furto in se stesso. Proseguono quindi i furti
nelle auto in città. E ancora a Viareggio c'è stato un furto nella notte anche al quartiere Migliarina. Ignoti si sono introdotti all'interno dell'azienda agricola Musetti rubando 300 litri di gasolio verde. Cresce la preoccupazione tra gli agricoltori che non riescono più a dormire sonni tranquilli dopo le continue visite dei ladri. La stessa azienda infatti aveva subito un altro furto di 1000 litri di gasolio soltanto 2 giorni fa per un valore complessivo di oltre 1000 euro. Rimaniamo ancora a Viareggio, parte all'insegna della partecipazione il nuovo consorzio Toscana del Nord, l'ente che si occupa della sicurezza idraulica nato dalla fusione dei consorzi di bonifica. Il nuovo soggetto Consorzio 1 Toscana Nord, nato dall'unione dei consorzi di bonifica Auser Bientina, Versina Massaciuccoli e unione dei comuni della Lunigiana e della Garfagnana, è diventato operativo a tutti gli effetti giovedì scorso. Stamani, in quella che era la sede del Consorzio Versiliese e che sarà la sede centrale del nuovo ente, il presidente Ismaele Ridolfi ha presentato le linee programmatiche e i membri del Consiglio Direttivo. Alla conferenza era presente anche il sindaco di Viareggio, Leonardo Betti. Secondo il presidente, l'obiettivo fondamentale in questa prima fase è quello di una gestione molto più ampia di quella prevista dalla legge regionale, in modo da rappresentare tutti i territori dell'enorme comprensorio venutesi a creare. Rinnovata sinergia anche con il mondo agricolo e le sue associazioni, considerate come interlocutori privilegiati, vista la loro approfondita conoscenza del territorio. Ma il punto principale intanto un metodo che ritengo fondamentale, cioè i problemi legati al dissesto idrogeologico devono essere affrontati con l'unità di tutti coloro che sul territorio vivono ed operano. Quindi prima di tutto è una proposta che tende a unire tutti questi territori, tutti gli amministratori, i cittadini, perché insieme possiamo far fronte a cambiamenti climatici che ormai ogni anno si susseguono con eventi sempre più drammatici. Ancora la cronaca, un uomo di 40 anni di Chiesa in gravi condizioni all'ospedale Versilia in seguito ad un incidente avvenuto intorno alle 15 di questo pomeriggio sulla via Sarzanese a Massarosa. L'uomo in scooter è finito in mezzo a 2 auto che stavano rispettivamente uscendo ed entrando da un parcheggio ed ha fatto un volo di circa 7 metri finendo sul muro esterno della sede di Radio Massarosa Sound. L'uomo ha riportato un trauma cranico e facciale oltre ad altre contusioni sul corpo. Adesso andiamo a vedere una foto che si riferisce ad un furto che c'è stato all'Istituto Comprensivo di Coreglia. Eccola qua. I ladri hanno rubato tutti i computer portatili collegati alle lavagne multimediali ed altri portatili della scuola primaria e secondaria di primo grado di Ghivizzano. Poi si sono accaniti contro le macchinette del caffè e qualsiasi tipo di contenitore che pensavano potesse contenere denaro. Oltre al danno materiale c'è anche quello per i ragazzi che hanno perso mesi di lavoro racchiusi nei files dei computer. La dirigente scolastica, i docenti ed il comune hanno annunciato un'iniziativa nei prossimi giorni allo scopo di dare un forte segnale contro questi atti. E adesso andiamo a Lucca per riparlare della trasmissione di ieri sera su Noi TV dedicata alle aziende partecipate. Per la verità si è parlato sia di Lucca ma anche di Viareggio perché soprattutto in queste due città ci sono problemi per quanto riguarda questo tipo di società. Riportare l'attività delle società partecipate sotto il completo controllo dei comuni. Questa è la parola d'ordine tra Lucca e Viareggio e questo hanno detto nel corso dello speciale TG Noi di venerdì sera Andrea Bortoli, amministratore della Lucca Holding, e Gianluca Ruglioni, a capo della Viareggio Patrimonio. Ospiti assieme a loro anche 2 ex sindaci di Lucca e Viareggio, Pietro Fazzi e Luca Lunardini. Nel corso degli ultimi 15 anni le società partecipate, nate per gestire i servizi pubblici in maniera migliore, sono state spesso amministrate da personale non all'altezza e sono state poco controllate dai comuni, che le hanno spesso utilizzate impropriamente per allargare la capacità debitoria delle amministrazioni. Così alla fine Andrea Bortoli, all'inizio del suo incarico, ha trovato 13 milioni di perdite nella holding lucchese. Ruglioni ben 8 milioni in una sola società, la Viareggio Patrimonio. Oltre che sfoltire i consigli d'amministrazione c'è bisogno di cambiare rotta. Ecco allora che a Lucca Bortoli sta tentando di varare un regolamento che leghi in maniera stringente le società ai consigli comunali. Ma i partner privati che cosa diranno?
I privati si capaciteranno, se non l'hanno ancora fatto, di essere in un gruppo pubblico laddove ormai tutte le regole delle società pubbliche prevedono che si seguano le regole sugli appalti, che si seguano le regole sulle assunzioni pubbliche, che si seguono le regole sulla trasparenza, che si seguono le regole sull'anticorruzione, che si seguono le regole sulla partecipazione al contenimento della spesa al patto di stabilità. Se non lo hanno ancora capito i privati, questa sarà l'occasione buona, tramite un regolamento, per farglielo capire. Anche a Viareggio Ruglione ha avviato un sistema di maggiori controlli sulla patrimonio. Inoltre sta modernizzando le procedure di lavoro ed ha avviato una raccolta di crediti pregressi che dovrebbe portare nelle casse comunali 10 milioni di euro, denaro del quale il Comune ha estremo bisogno. L'attuale amministrazione riuscirà. Oggi a Lucca c'è stata la seconda esercitazione in vista del trasferimento dei pazienti dal Campo di Marte al nuovo ospedale San Luca. Per 3 volte 9 ambulanze hanno percorso il tragitto tra il vecchio e il nuovo ospedale, impiegando in media meno di 5 minuti. L'ultima prova generale si terrà nel mese di aprile. E adesso andiamo a vedere le immagini dell'inaugurazione della nuova pista ciclo pedonale in via del Casalino a Lunata. Sono stati i ragazzi del gruppo sportivo Cicli Carube con i loro sprint stamani a tagliare simbolicamente il nastro tricolore dei lavori realizzati in via del Casalino a Lunata. Grazie ad un investimento totale di 415.000 euro, di cui 170.000 tramite un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è stata realizzata la nuova pista ciclabile, larga circa 2,5 metri, insieme ad altre opere. La nuova pista rientra nel piano strategico della mobilità ciclopedonale che l'amministrazione del Ghingaro ha messo a punto negli scorsi mesi e che prevede nel giro di alcuni anni la creazione di una rete di 79 chilometri di nuovi percorsi. Questa è la prima di una serie di interventi che faremo sul nostro territorio. Un altro lavoro è in corso nella frazione di Lammari che prevede appunto la messa in sicurezza delle nostre carreggiate, strade densamente trafficate che hanno bisogno di avere appunto più garanzia per i cittadini e soprattutto la costruzione di una pista ciclopedonale che permetta di utilizzare le biciclette e poter andare a piedi e quindi lasciare a casa la macchina. Adesso, aggiunto del Ghingaro, è possibile andare in bicicletta dall'incrocio con via Pesciatina fino al polo culturale Artemisia. Oltre alla pista ciclabile sono stati realizzati il parcheggio davanti alla scuola primaria, il marciapiede, i punti luce, il nuovo manto stradale e le aree a verde. L'amministratore delle ferrovie Mauro Moretti minaccia le dimissioni, è notizia di questi giorni, e dice di voler andare a lavorare all'estero se il governo gli taglierà lo stipendio di 873.000 euro. Sono arrivati alcuni commenti, il senatore Andrea Marcucci ha detto: penso che i viareggini e milioni di pendolari dal Cuore d'Oro siano disposti a contribuire alla trasferta internazionale di Moretti. Un amministratore delegato rinviato a giudizio per la morte di 32 vite umane non può e non deve rimanere al suo posto, ha detto invece Daniela Rombi dell'Associazione Vittime. Moretti deve essere immediatamente dimesso non solo per Viareggio ma anche per i 43 lavoratori morti sui binari in questi anni, per l'abbandono delle politiche sulla sicurezza e la devastazione del trasporto pubblico e pendolare. E adesso andiamo a vedere una bella mostra che è stata inaugurata questa mattina nella chiesa di San Francesco a Lucca. Attraverso le fotografie, conoscere Barbiana, Don Milani e il suo nuovo modo di fare scuola. Entrare nel cantiere aperto di quella piccola comunità del Mugello, nel profondo dello spirito che ha animato quegli anni e percepirne tutta la passione e tutta l'attualità. Ecco dove risiede la forza della bella mostra Barbiana e la sua scuola, inaugurata questa mattina nella chiesa di San Francesco, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio e dal Comune di Lucca. Le immagini, tratte dall'archivio della Fondazione Don Lorenzo Milani, fanno parte del libro Barbiana e la sua scuola, curato da Sandra Gesualdi e Pamela Giorgi, e ricostruiscono le vicende di quella scuola attiva 365 giorni all'anno, nata per dare un futuro a tanti ragazzi, per far capire loro l'importanza dello studio e per creare una continuità, un tutt'uno tra istruzione e vita. Allora, naturalmente di Don Milani e della sua scuola tanto si è parlato e tanto è stato scritto da più parti. Questa è la prima volta che si fa una biografia per immagini, cioè vogliamo far parlare le immagini che hanno la loro evocazione, la loro potenza immaginifica, la loro poesia, soprattutto perché sono tutte in bianco e nero,
E vogliamo mettere in evidenza che sì, Don Lorenzo Milani fu l'animatore di quella scuola, ma ci furono decine e decine di ragazzi e ragazze che la frequentarono e che erano loro i protagonisti. A fare gli onori di casa il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Arturo Lattanzi, che vede questa mostra come un coronamento necessario dell'investimento dell'ente di San Micheletto nell'istruzione. La mostra resterà aperta fino al 13 aprile, con ingresso libero e gratuito durante i weekend. In occasione della giornata mondiale sulla sindrome di Down, a Palazzo Ducale si è svolto un incontro pubblico organizzato dall'associazione Down Lucca, in collaborazione con Andare Oltre Si Può. L'incontro aveva il titolo Noi per loro, loro per noi, le difficoltà sono risorse. Il convegno era patrocinato da Comune e Provincia di Lucca. I lavori sono stati aperti dal prefetto di Lucca, Giovanna Cagliostro, e dagli assessori Gabriele Bove di Capannori e Ilaria Vietina di Lucca. Sono intervenuti Isabella Andreini, presidente dell'associazione Down Lucca, l'antropologo Alessandro Bertirotti, docente di psicologia generale dell'Università di Genova, Yolanda Bocci, dirigente scolastico e preside del liceo Machiavelli e professionale Civitali, e Adriano Primadei, direttore della scuola di musicoterapia dinamica. E come vedete dalle immagini è stato un incontro molto partecipato. Il premio di saggistica Voltaire a Lucca ha ospitato la presentazione del libro autobiografico Ricordati di vivere di Claudio Martelli. Claudio Martelli è stato uno dei protagonisti della scena politica italiana degli ultimi 30 anni. Intrapresa la carriera giovanissimo a 20 anni, Martelli aderisce al Partito Socialista di Craxi. La sua autobiografia, che è anche un bello spaccato della scena politica italiana di quegli anni, è stata presentata dall'autore a Villa Rossi, nell'ambito del premio di saggistica Voltaire, indetto dalla Società dei Lettori, presieduta dalla scrittrice Francesca Duranti. Senza assi e senza sconti, tantomeno a se stesso, Claudio Martelli racconta in presa diretta il labirinto delle intenzioni, le responsabilità e le dure corvée della politica, per riannodare il filo spezzato di una storia che ha segnato profondamente una crisi politica che non ha ancora abbandonato il nostro paese. Sì, non c'è dubbio, è un'autobiografia politica, ma anche personale, e ho scelto di fare entrambe le cose perché non potevo fare altrimenti, perché raccontare una storia, come dire, separando la sfera personale da quella politica mi sembrava proprio assurdo, anche perché comunque la mia vita è stata intrisa di politica, e quel Ricordati di vivere segnala appunto la decisione che presi a 20 anni, quando ero incerto tra la carriera universitaria e l'azione politica, di immergermi nella lotta politica. Poi nel corso del tempo la politica mi ha talmente preso, talmente divorato in modo totalitario, che Ricordati di vivere ha assunto un altro significato, cioè quello di recuperare anche uno spazio per sé, per la vita familiare, per gli affetti, per le amicizie, per l'amore. Tutte cose di cui la politica è certamente fatta, ma che talvolta la politica soffoca. E adesso in questa foto vediamo un frammento della 22esima giornata del FAI, che in provincia di Lucca ha riguardato l'apertura di Villa Borbone a Viareggio. Nella foto vedete la referente FAI di Lucca, Loredana Cipriani Ciabatti, che accoglie un ospite d'eccezione, Sigismondo d'Asburgo Lorena. E adesso, come ogni sabato, la rubrica Parla il Vescovo. "24 ore su 24", ovvero tempo continuato, in inglese si suole dire no stop, ovvero 24 ore su 24, capisco le farmacie, capisco 24 ore su 24 ore i servizi pubblici, sanitari, ad esempio mica si può chiudere il pronto soccorso o altri servizi di cui abbiamo bisogno, anzi bisogna dire grazie a chi su 24 ore su 24 vigila su di noi. Ed ecco, allora non sono tanto d'accordo, per la verità, sui supermercati, mi dicono da qualche parte, aperti 24 ore su 24, i bar 24 su 24, vabbè, io non sono molto d'accordo, dormiamo un pochino, no? Riposiamoci. Ma ecco, invece sono d'accordo con Papa Francesco. Voi dite, lo potrebbe essere diversamente. Certo, io gli voglio molto bene come voi, ma sono d'accordo con lui perché fa una proposta, e voi mi direte, ma
siete un po' curiosi, immagino. E quale proposta fa il Papa? A tutta la Chiesa, notata, a tutto il mondo, a tutte le diocesi, a tutti i cristiani. Ecco la proposta chiara di Papa Francesco. 24 ore per il Signore. Lo specifico. Venerdì prossimo e sabato, a cominciare da venerdì sera prossimo fino a tutto sabato e oltre, poi ci adatteremo un po', e Papa Francesco ci ha chiesto di tenere aperte almeno alcune chiese in diocesi per 24 ore. E lui stesso questa iniziativa l'aprirà lui in San Pietro venerdì sera della prossima settimana e noi qui a Lucca. Ma in che consiste queste 24 ore per il Signore? Consiste in questo. In ogni chiesa, in queste chiese che dirò, se possibile, in varie chiese, ecco, si dia la possibilità alla gente di entrare liberamente e incontrare il Signore. Ci sarà l'adorazione eucaristica. Ma poi, ecco quello che sta a cuore al Papa, ci saranno i sacerdoti disponibili 24 ore su 24, ripeto, come sarà possibile in ogni situazione, per le confessioni. Papa Francesco dice sempre, Dio Padre è misericordioso. Dio Padre non si stanca mai di perdonarci. Ed allora ecco la finalità di 24 ore per il Signore e con il Signore, proprio per stare davanti a Lui in adorazione, in ascolto, e poi per guardarci nel cuore, chiedere perdono a Lui. Ecco, qui a Lucca si farà a Sant'Anna, io sarò alle 21 di venerdì prossimo per la celebrazione, e a Castelnuovo in Duomo, e poi a Sant'Andrea Viareggio, e quelle parrocchie, quelle unità pastorali che possono farlo si adatteranno. Nello stesso tempo agli ammalati, agli anziani che non possono partecipare, dico accendete una luce, una candelina, e vegliate un attimino in comunione con il Papa e con tutti noi. È tutto per la prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.